Pazienza, ecco. Com'è c'è mal di testa? A che siete in diretta? Siamo in diretta. Ho mal di testa. Salve, ho siamo mal di testa perché... Hai la testa. Perché ho mal di testa? Sai dire che ho mal di testa? Perché dico... Mi concentro troppo? Sì. Guarda che ti scotti. Siamo in anticipo come il solito. Esatto, in anticipo sulla tabella del ritardo. Esatto. Allora, qua che ho una maglia a righe oggi, qua che è la prima volta che mi metto una maglia a righe in vita, che è qualcosa di diverso dal nero. Smagra. Non è vero, allarga. Appunto. Senti, Chiara, che oggi sei di un pezzo di regia. Ci vede, ci sì, sono le nostre colleghe, le nostre amiche collegate? Sì. Bene. Allora, intanto, facciamo vedere il numero che dovreste aver tatuato sul polso. Sì. Ecco qua. Ecco. Faccio la freccia. Sì. Cristinella. Sì. Tanto il festival di Sanremo dura fino a tardi. Esatto, potete scrivere. Ma oggi siamo di video tutorial, vi spieghiamo. Vedete qui, guarda Chiara, avvicinati solo un attimo. E dopo... Oggi sono siamo... i materiali. Sì, oggi siamo... Puoi tenerti il tuo scritto, per piacere. Oggi siamo di nuovi materiali, di giallo ocra, che quest'anno è un colore che mi piace tanto. Perché ho una stella marina qui? La messa la collega anziana. Ma sì. Perché mia mamma deve sempre metterci del suo? Allora, guardate qui che giallo che ocra meraviglia. Che abbiamo. Chi più abbiamo ne ha, più rosa e verde, però, abbiamo rosa e verde. Perché? Perché questo lavoro che andiamo a fare oggi l'abbiamo già fatto tempo fa con un... con un materiale che si chiama Trastullami, guardate i colori, le sfumature, ho perso il verde, ecco qua, questi sono quelli che oggi starebbero bene nel nostro lavoro. Anche perché ci stiamo avvicinando alla festa della donna, allora, il fiore della festa della donna è la? Mimosa. Che colore è? Gialla. Ecco fatto. Con il verde. Eh beh certo, c'è però le pensateci perché noi siamo un po' prese da così. Fare tutti dei micro pomponcini su un tralcetto di filo e di cipiglia verde viene una cosa piccoli che... così! Piccoli come? Così! Un mignolino. Esatto. L'unghia di un mignolino. Esatto. Come si fanno a fare? Ingegno. Esatto. E maestria, ragazze. Esatto. Inventatevelo. Allora, vedete, ci sono anche gli spagoni di juta, dopo ci sono i vari nastri, ma... Accidenti, partiamo da questa cosa qui, che potrebbe essere messa qui dietro, perché ormai sei santa. È santa. A te, aureolissima. Ragazzi, adesso allora, siccome... Cerchiamo di fare persone, cerchiamo di fare persone serie. Un altro tessuto che vi presentiamo oggi è questo nuovo verde per fare le sfogliarelle oppure per fare i ramuncoli. Per fare quelle basi di foglie che hanno bisogno del feltro 4 mm. Andiamo a doppiarlo con questo qui. Se noi lo guardiamo da lontano sembra quasi un traforo, invece è un disegno in rilievo. Esatto. Sembra quasi bucato, invece è l'effetto esattamente opposto. Allora, oggi vi facciamo vedere i fiori che abbiamo realizzato con il nuovo tessuto di nastri di Mirta. Vedo o non vedo? Vediamo se questa torretta giù cade. Allora, intanto partiamo da questo cerchio qui, che siamo andate a rivestire con il tubolare in baclè. Esatto. È un bianco, è un giallo puntinato di bianco, è un bel effetto fresco. Sì, me l'ha dato, è anche un po' più grosso rispetto alla cipiglia solita che diciamo siamo abituati ad usare. È tra la cipiglia e lo spumone. Esatto. È una cosa abbastanza simpatica. Allora, questo cerchio qui con un trancino normalissimo lo andiamo a tagliare al centro, facciamo passare il nostro cordoncino e con un semplice nodo andiamo a bloccarlo. Dopodiché ci si può comunque veramente tanto sbizzarrire. Oltre a, non mi ricordo qui davanti cosa ho messo, i tessuti qui. I tessuti sono qua. No, non cercavo quello. Questo è il nostro velluto ocra. Ah, elasticizzato. Mi sono detto ocra davanti al gomitolone giallo. Questo è un tessuto ocra elasticizzato. Per prezzi vari ed eventuali vi sapete fare riferimento alla Cristi. E oggi, oltre al vedo e non vedo giallo e verde, allora, eccoli qua. Questi sono i colori del vedo e non vedo di quelli che abbiamo scelto noi, perché sì, ci sono altre tonalità, ma per noi le più belle erano queste. C'è questo colore rosa
che dopo vi faccio vedere la particolarità di questo tessuto. Il verde e poi c'è l'ocra, il giallo ocra che è qua. Fai pianino, Chiara, perché girano le teste, se no. Ci sono commenti, domande, passano... No, no, buonasera, buon pomeriggio, grazie. Ciao. Tutte bene, stiamo bene, tutte non avete bene. Mal di testa voi? Beate voi. Abbiamo anche questa nuova abbinata che è molto bella. Guardate che insieme di colori. Il giallo ocra e il verde militare nella vanitosa. È una femmina. È un simil pelle con la... Molto morbido. Molto morbido e anche, voglio dire... Ha un bel rovescio, eccolo lì, si fustella da Dio e si cuce molto bene. Ecco. Abbiamo una diapositiva, vero Cristi? Della nostra rosa, guardate che tre roba. Rose, guardate la meraviglia, fatta con la vanitosa. Allora, la vanitosa ragazze, la vanitosa l'abbiamo comperata, allora giallo ocra, verde militare, ottanio, rosa chiaro, sì, e dopo non lo so perché non mi ricordo, e avorio, la presenteremo avorio. Venerdì tutta sì. La gamma dei colori, tenete presente che si fustella molto ma molto bene e si cuce con facilità, sì. Allora noi l'abbiamo usata per questa cosa qui, ma nessuno ci vieta di andare a farci una giacca piuttosto che una gonna, piuttosto che un accessorio tipo una borsa, basta avere le cose giuste dentro come rinforzo. Questa è una pelle molto morbida, vedete, martellata, è un po' così in rilievo, è bellissima secondo noi, naturalmente, perché ci prendiamo anche. Allora ci è arrivata questa settimana, ci è arrivato questo verde che è costituito da questo insieme di rami qui. Tre pezzettini, vero? Sì. È fatto così, un po' sparuto. È un po' più lungo. Sì, il tralcio è bello lungo. Questo qui viene 10 euro. Sì. E sapete che ultimamente ci piace unire un po' il fiore artificiale con le nostre cose. Con i fiori in tessuto. Allora, stiamo ben attenti. Partiamo dal principio. Allora, aspetta che vado a pensare. Pensavo partissi dalla fine. Sì, a volte si può anche fare. Guardate bene la differenza tra il vedo e non vedo. Il non vedo è questo pesante e il vedo è quello trasparente. Sono in perfetta tonalità di colore. Non so se si riesce a vedere bene perché qui le luci sono sempre un po'... Si vede colori diversi. Ecco, e anche la consistenza. Questo è definibile in un certo tipo come un raso. Esatto. E l'altro tipo come un tulle che però non ha niente a che vedere con il trastullami. No, è un'altra cosa. Proprio molliccio e... Eccoli qua, sono simpatici. Quindi andate a vedere la gamma dei colori scelte. Allora, cosa abbiamo fatto oggi per tenere un po' di compagnia a queste nostre ragazze che sono veramente gentili, carine e simpatiche. Certo. E anche molto affezionate, perché certo. Devo dire che ci non mancate quasi mai. Abbiamo fatto una serie di fiori. Esatto. E da dove siamo partiti a fare i fiori? Siamo partiti a fare i fiori da... Questa volta un pezzettino, vedete, di non vedo, ma anche col vedo, sì, perché in realtà li abbiamo poi doppiati. Allora, la forbice, mi sono cadute tutte le foglie. 3 minuti. Per 2 minuti devo andare. Deve andare. Cambiamo la regia. Adesso aspetta che, sì, perché qua abbiamo dei bambini. Allora, prendiamo una striscia. Allora, questa... È un avanzetto che ci è servito per fare un lavoro, non guardate perché è veramente storto. Lo sarà 7-8 cm, lo pieghiamo, lo ripieghiamo e lo ripieghiamo, guarda, un'altra volta. Ci viene fuori proprio un rettangolino così. Lo teniamo dal basso. Avvicinati pure. E con la forbice, che magari taglia non come la mia di adesso, andiamo a fare o delle puntone... oppure delle stondature. Questo assolutamente a mano libera, perché vi dirò di più, che più è impreciso più il risultato in questi casi, vedete? Allora, anche queste curvature qui servono. Adesso vi mostro, faccio vedere. Allora, vi faccio vedere. Allora, vi viene fuori tutto un serpentone qua al dente dello squalo. Eccolo qua. Irregolare. Irregolare. Aspetta.
eccolo qua, vedete? Lo tenete doppio, io qui ne avrei il doppio perché l'altezza è ancora tanta. Quindi vi viene fuori un dente appuntito, uno più arrotondato, uno più profondo. Uno con qualche smerlatura. E vabbè, ha bisogno di una dentiera questa signora, sì, che sorride, ha bisogno di una dentiera, sì, perché non può mica andare avanti poverina, così, porella. Sì. Guarda che la Chiara deve andare. Allora cambio regia, eh? Volevo farvela vedere perché oggi abbiamo mal di testa, tutte e due ci assomigliamo con il mal di testa, sembriamo sorelle o siamo sempre diverse? No, siamo molto carine, sì. Siamo belline, vero? Ah, le belline, una mora e una bionda, vero? Sì, mamma, sì, meno altri. Vabbè, oh, questo è. Questo c'è. E questo passa in un commento. Esatto, esatto. Questo vabbè, è. Questo c'è un cambio regia, allora? E per forza ci va via la... Ragazze, regia, vado dietro lo schermo. Lo sento. Qui. Intanto io cerco di raccogliere le foglie, ragazze. Sì, ecco, sì. Un po' al buio. Siete un po' al buio. Siamo, cioè, un po' al buio. Sì. O sei vicino, o se no a volte sembra... Allora, io mi metto anche di così, che forse si vede un po' di più. Prova anche a spostare. Sai che cosa faccio? Tiriamo via questi... Ecco, brava, Chiara. Adesso vi faccio vedere chi era la regia precedentemente. Ecco qua. La bambina Questa grande. È la mia bambina grande. Grazie a tutti. È la mia bambina grande. Ecco qua. E adesso torniamo. Ancora io. Ecco, questa è la mia amica anziana. Non è vero, sono 9 anni più giovane di te, cara mia. Ah beh, insomma. Allora, abbiamo detto, partiamo da questa grande confusione creativa di oggi, che però ci piace. Siamo andate a tagliarci un cerchio di zincato, si taglia a metà, si inserisce il cordoncino di baclè. Il cordoncino di baclè è appunto un po' spumosetto e lo uniamo con un nodo al centro. Poi andiamo a tagliarci questi rami. Ciao Chiara, grazie. Questi rami sintetici, vedete, li abbiamo trovati proprio, adesso qui sono in piena luce, si vedono bene, degradanti dal verde al giallo. Cosa rara da trovare il giallo nelle foglie, sono sempre molto molto verdi. E vado ad appoggiarmeli qua. Ma che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato. Siamo proprio buie. Che accendiamo anche magari quel... Perché di solito avevamo il faro acceso. Ma questo è spento. Allora, prova a accenderlo. Fai un giretto di lì. È dietro lì l'interruttore. Vado con la... Col... La potenza della lì. Ragazze, vado, mi sposto. Cerco di inquadrarti. E... Pri. Nel frattempo vedete i fili che ci sono. Ecco qua, perché non ci abbiamo? Ecco qua. Allora, adesso si vedrà molto meglio. Allora, prendiamo appunto, aspetta che ho perso il filo qua. Non ho perso il filo, ho perso il pezzo. Oh signore, vedete. Cosa hai perso? I denti dello squalo ho perso. I denti dello squalo lunghi? Eccoli lì davanti. Eccoli qua. Allora, li apriamo, li lasciamo solo in doppio, ago e filo, si fa una filza abbastanza larga, perché se la fate tanto fitta sulle lunghezze, dopo quando è il momento di arricciare viene tutto troppo duro o troppo stopposo. Facciamo un arriccio. Lasciate neanche mezzo centimetro, andiamo avanti, arricciamo, e dove finché viene il risultato, arriviamo lì. Arriviamo questa a qua. Eccola qua. Chiusa è una corolla, vedete? Se voi guardate la lunghezza... Poi vi spieghiamo che tessuto stiamo usando. Questo è il non vedo. Esatto. Ma poi facciamo la carrellata per chi si è collegato adesso. Esatto. Ecco, questa è la lunghezza massima, quindi dovete stare dentro, da 1,5 metri di altezza si riduce il tutto in 10 centimetri. Cosa andiamo a fare? Vedete l'irregolarità delle punte, è importante che siano tutte un po' sparpagliate. Allora, prendiamo una candela e andiamo a provare a fare... rendere questo tessuto
un po' stropicciato, un po' tipo vintage. Allora, possiamo avere due possibilità. Abbiamo due possibilità. Quella di passare per petalo per petalo, se abbiamo tanto tempo. Oppure prendiamo il petalo doppio, che vedete comunque si apre un po', lo teniamo tutto nella mano, teniamo liberi quelli che ci servono, e andiamo un pochino a sfranfugnarli sulla fiammella. Vedete? Basta proprio un attimo. Vedete cosa fa questo tessuto? Questo tessuto è importante che voi lo facciate da una parte e dall'altra, perché si accartoccia molto bene e alla fine dà una naturalezza al petalo, come se fosse un fiore un po' appassito ma molto intrigante. Allora andiamo a prenderci anche il secondo petalo, lo puntiamo un attimino, vedete? Se succede questo, soffiate, non spaventatevi di queste cose qui, che dopo nell'assemblaggio vengono ancora più belle. Allora, tenete bene le puntine, anche i lati, eccoli lì, eccoli lì. Vedete, piano piano praticamente c'è una certa differenza. Se vi faccio vedere i due petali, questo è ancora da lavorare e questo è stato un po' bruciacchiato. Vedete questa piegatura, perché butta fuori praticamente il rigido di questa parte sintetica che ha, facendo in modo che appunto, l'altezza è circa 7-8 centimetri di questo fiore. Sì, questo di questo in particolare, può sì. Essere anche più basso, può essere anche ce ne sono più di alto, vari ed eventuali. Dopo ne faccio vedere uno anche più basso. Allora siamo andati a vedere, vedete, un po' più bruciacchiato, un po' più naturale, ma mai. L'importante è che questo fiore non rimanga mai di questo tessuto, come si dice, in modo omogeneo, perché allora quelli ce li tagliamo con la fustellatrice. Che senso ha se dobbiamo farli senza che vengano mossi nei petali? Abbiamo comunque fustellato questo tessuto, dopo ve lo faccio vedere. Ecco qua, vedete, diventano anche persino più corti. Guardate, eccoli qua, guardate che bellezza, si gira proprio come fosse una magia della natura. Allora possiamo sempre avere i due petali aperti, oppure possiamo andare a petalo chiuso. Adesso io questo procedimento un attimo lo sospendo, perché altrimenti dopo, voglio dire, diventa una diretta noiosa e non ci piace. Comunque questo è il concetto: passate sul bordino della candela, andate un po' più profondamente se volete creare un effetto ancora più anticato. Ecco qua, vedete praticamente mezzo fiore non lavorato, non bruciacchiato. Vedete anche come cambia il colore con questa bruciatura, per me è bellissimo. Si può bruciacchiare anche prima, quando la striscia deve ancora essere arricciata. Questo dipende un po' da voi. Ma però non da è voi. Pratico. Però sì, è più pratico già arricciato. Qua avete 10 cm di tessuto e ve lo gestite con una mano. Dovete gestire 50 cm, è già una cosa che dovete fare con due mani. Qua invece vi tirate fuori il petalo, vedete, ve lo preparate, eccolo lì. Quelli fatti li tengo da una parte, quelli da fare anche. E vado ad agire solo con il mio petalo interessato. Io vi consiglio questo sistema qui, sinceramente, visto che ne abbiamo fatti un granché di tanti. Eccolo qui, guardate che bello. È proprio bello com'è. Poi vi diciamo i prezzi di tutto. Tutto questo tessuto bruciato assume un colore un po' più anticato. Vedete, perché entra quella fascia di marrone. Ecco qua, vedete benissimo la differenza, secondo me, così. Allora abbiamo passato a bruciacchiare un attimino e cosa facciamo? Andiamo ad assemblarli, questi come se fossero delle rose normali. Allora questa è quella di pelle, ecco, per esempio corolla grande sotto, giro doppio come le tre rose, la parte sopra, questa è una tre rose che abbiamo fustellato. Fatta con il vedo e non vedo è insieme. Doppiato, esatto, perché potete anche unirli questi due tessuti.
siccome possono essere una striscia fatta così e una striscia fatta così, li doppiate se avete bisogno di tanto volume, più è il quantitativo del materiale, più il fiore viene, come si dice, corposo. Non mi venivano le parole. Allora, questo è il risultato del fiore con il vedo non vedo assemblato. Poi invece qui, allora, questo è un fiore solo non vedo, vedete? E anche qui ho invece fatto un petalo un po' più rotondo, perché a seconda del taglio che gli date vi viene fuori un fiore differente. Qui andremo ad assemblarlo in questo modo qui e ci verrà quasi quasi, assomiglia a un garofanino, vedete che carino che viene, ed è diverso da quello della punta, perché questa è la Tre Rose nostra, questo è fatto a mano libera come abbiamo visto la striscia prima. Esatto, quindi qui avete due possibilità, anche perché quando si fa un lavoro monocromatico è bello avere tante tante forme, no, ma tanti tessuti sì. È molto più bello avere tanti tessuti di tante forme, altrimenti viene fuori il carnevale del Rio. Ma questo è un pensiero mio, molto personale, vi dirò di più. Allora, eccoci qua. Allora, noi ce ne siamo preparate un pochino. E questa qui la chiudiamo, no, posso anche aspettare. E cosa facciamo poi? Facciamo una foglia a mano libera sempre, prendiamo un pezzettino di, io in questo caso qui ho usato il vedo. Il vedo perché? Perché è più consistente del non, non vedo. Vedo. Non vedo, scusate, perché adesso ancora parla. Del vedo, non so se sia percepibile anche sì, come si vede, si vede, si vede. Questo è molto più sottile di questo, che già è leggero. E io con lo stesso procedimento di prima taglio con la forbice una foglia fatta a mano, senza neanche cartoncino. Qui non c'è bisogno di essere precise, qui basta solo a dare una forma e una proporzione naturalmente sul lavoro che andiamo a fare poi, no? Quindi, detto ciò, cominciamo un attimino a lavorare. Nel frattempo, se volete, te li ricordi poi i tuoi prezzi, ce li hai scritti sul quaderno? Ce li ho scritti sull'agenda. Sono arrivate cose proprio nuove, nuove. Allora, vado a prendermi. Mi ricordo il prezzo dei rotolini. Allora, diciamo il prezzo dei rotolini. Allora, il non vedo, i rotolini da centimetri 30 per 140 viene 7,50. Il vedo, rotolino sempre da 30 centimetri per 140, viene 6 euro. La vanitosa, che è il tessuto similpelle. Dove l'ho messo? 30 centimetri sempre per l'altezza del tessuto viene 12 euro. Adesso ve la fa vedere. Quindi 7,50, 6 euro, 12 euro. Vanitosa, non vedo e vedo nelle tre tonalità. Aggiungiamo il rosa che è una meraviglia, ma oggi eccoli stiamo qua lavorando con lui, quindi lo escluderei un attimino dal poverino nostro spazio. Insomma, quest'anno, dai, ve l'ho detto già tante volte, è l'anno proprio del giallo ocra, quindi approfittiamo, ne ho preso un portafoglietto giallo ocra. Allora, oggi andiamo ad usare anche questa madreperla come un punto luce sul nostro cerchio. Allora, attenzione, ci teniamo il cerchio con la parte del nodino verso il basso, così andiamo a coprire tutto quello che... Adesso io inquadro bene questo il lavoro. Questo ramo qui, come vi dicevo, è composto da tre parti. Una è la più lunga e due sono più corte. La più lunga va sempre a sinistra, perché come vi dico sempre, mi piace raccontarvelo, le spille vanno puntate in alto a sinistra. Cioè, quindi la parte più importante la teniamo per criterio proprio di là, lo mettiamo dalla parte che questo ha un verso. Allora, mettiamoci un bel po' di collicina, perché questi sono pesantini. Allora, la scottatura è inevitabile, anche perché ho perso i salvadita di silicone, non li trovo più, chissà perché in questo ordine qui. Allora uso un sistema casalingo. Con la punta della forbice schiaccio.
e cerco di fissarle. Allora, facciamo che questo lo spostiamo un attimino di più, così ci dà più corpo, più tenuta, più tenuta. Andiamo a schiacciare un attimino e lo facciamo, vedete, uscire. Mentre schiacciamo, diamogli anche insomma, lavoriamoli, vero? Non è che, ecco, muoviamo un pochino e facciamo stare così. Il primo mi sembra attaccato, il secondo scendiamo bene un pezzettino anche verso il centro e lo andiamo un attimino a sovrapporre. Mi sono scottata già quelle 35 volte di oggi, vorrei evitare. Dobbiamo avere un attimo di pazienza perché altrimenti ci crolla il nostro palchetto. E questa è la prima parte, vedete? Abbiamo attaccato la parte lunga da questa parte, la parte corta a destra, ciao stessi. Ecco qua. Adesso dobbiamo decidere dove andare a posizionarci questo altro terzo componente. Sapete sempre che, come ci piace dire a Mailatrici, Madonna che diretta silenziosa oggi. Vabbè, insomma, stiamo spiegando, allora bisogna... Allora, si può decidere di mettere il ramo tutto in giù oppure cercare di fare una mezza crescita da questa parte. Io farei la mezza crescita. Anche io. Infatti, vi piegate un pochino il ramicello qua per la parte del verso dove deve andare. Vi incollate, vi scottate. Vi scottate. Andiamo a metterlo qui sotto. Dito io e mi scottavo. State carpendo. Pacco arrivato, grazie a te. State carpendo qua i segreti del mestiere, la tattica, la tecnica per assemblare le, perché ci sono tante cose belle sempre, però se non le assemblate bene, non le posizionate bene, insomma è anche peccato avere dei bei materiali e non saperli usare al meglio. Ecco qua, guarda che è già bella così, voglio dire. Vedete, è un discorso sempre di proporzione, dovete avere il colpo d'occhio. Una parte va ricca, una parte va snella. Quindi adesso noi andremo a posizionare più fiori da questa parte e foglie che qua, perché qua già la scena è stata riempita. Vi do un'idea, se per caso voleste fare il retro, vi tagliate la circonferenza del cerchio, andate a posizionare un trastullami in questo colore senape bellissimo, dopodiché insomma si potrebbero fare dei pomponcioni o come avevamo proposto, che erano bellissimi, questi catturasogni con queste codone lunghe, adesso con queste campane a vento, scusate perché ho anche la professoressa Cristinella che mi dice... Campane a vento. Esatto. Allora, state attente, ma ben attente, ragazze. Allora, andiamo a prenderci anche qualche fogliolozza un po' bruciacchiatona. Andiamo. Mi sto avvicinando al lavoro, eh? Andiamo a mettere. Grazie, ragazze, che mi state comunicando che i pacchi sono arrivati, siete molto contente. Molto bene. Andiamo a mettere una parte di una fogliotta qua. Grazie Carla, grazie Maria Grazia. E poi andiamo a metterci un'altra fogliolotta di là. Anche queste lasciatele anche doppiate così. Lasciatele, hanno anche più corpo. Che hanno un po' sì. Più corpo. Dopo, quando è il momento, queste ve le gestite un po' come volete. No, molto semplice e divertente. Mi raccomando, le candele accese perché...
e andiamo a mettercene un'altra qui verso il centro. Sì, è partito Imma oggi pomeriggio. Vado sempre ad aiutarmi. Intanto rispondo quando mi... Sì, è. Vedete, è un po' mettere il tessuto insieme all'artificiale, unendo un sacco di altri. Grazie tessuti. Che è arrivato anche il suo. Allora, quando poi... Aspetta che mi è caduto un fiorellao. Quando lì è da assemblare. Sì, quando ci sono tante cose, prima le assemblate tutte e poi fate un piccolo mini progetto mentale per vedere, insomma, se non avete poi... Sì, Ale, anche il vostro. Mi chiedono notizie dei pacchi. Partito anche il vostro. Da ieri sembravamo dei folletti laboriosi. Eh sì, ma sempre. Sempre, siamo veramente. Apro una parentesi, ragazze, portate pazienza se qualche volta ci sono degli errori, non fatevi scrupolo. Segnalatemeli che a tutto c'è rimedio, E non arrabbiatevi. Esatto, perché purtroppo nella baraonda ci stanno anche questi. Le nostre amiche lo capiscono, ecco, io cerco di... Mi stavo ascoltando per quello che l'ho mollato. Grazie Silvia, grazie. Eccolo qua, guardate che carino. Guardate questo, ho fatto proprio trick, ho fatto delle ondine con le forbici, trick, perché si può fare la punta, si può fare il rotondo, si può fare l'onda, dipende, e si può fare tutto sfrangettato, così quando andate a metterlo sulla fiamma, diventa tutto ripreso, è bellissimo anche quello. Andiamo a vedere un pochino di quello che abbiamo già montato, quindi io vado a cercarmi i fiori che ho già preparato. Allora, qua manca un tocco, l'assistente Mora oggi mi ha un po' lasciato. No, non manca un pezzo, quello lì va arrotondato, quello lì è quello che va arrotondato. Questo è quello che dobbiamo finire. Esatto. E qua invece c'è questo che va. Beh, ma poi Nadia riesce ad arrivare a rivederlo tutto? Sì, le no, Patrizia, non mi hai perso il tuo. Il tuo è un po' più complicato da spedire, ma vedrai che domani ce la facciamo. Della sì, scala, no? Sì. Patrizia, sto preparando io, fidati. È un parte. Non ti preoccupare. Parte, entro domani, massimo dopodomani parte Patrizia, promesso. Giurin giurello. Qua andiamo a bruciare questa punta che si è un po' dimenticata della sua esistenza. Ecco. E cosa facciamo? Abbiamo tutti i nostri fiorellotti. Allora io partirei con il grande di pelle, che ha un retro bellissimo, verde salvia, sembra proprio... Ripetiamo, quel tessuto lì si chiama vanitosa. Allora tenetevelo un attimo, così andate a colpire nel segno. Qui ci metto un'altra fogliolage. Vado a dare un attimo una scaldatina alle punte. La candela deve essere fatta così, che abbia un corpo, non usate quelle candele lunghe, perché vi si incendia veramente la casa, Allora questa la vado a mettere. Per dare un tocco di tessuto cerco un puntino morto. È sempre un discorso, sapete che mi piace dirvelo, di proporzione, di cura, di attenzione. Ecco qua. Così andiamo a bilanciarci il nostro lavoro che abbiamo fatto prima. La Patrizia, immagino, già solo la scala è alta come me. Sì, esatto. Ma anche come me. Esatto. Cioè, figurati per fare quel pacco lì. Eh sì. Allora, nel frattempo, credo che questa rosa vanitosa si sia incollata. Quindi vado a prendermi... Allora, quello che non vi ho detto, scusa, e non l'ho preparato, ma lo vedrete venerdì, è un altro tessuto ancora che ci è arrivato. È un tessuto, vi ho lasciato un petalo da fare apposta per farvi vedere,
che non ha nulla a che fare né col vedo, né col non vedo, né con la pelle. Questo è un rasone doppio, è molto bello perché il tessuto è a strisce, da una striscia è lucida e una striscia opaca. Quindi, prendendo i 50 centimetri che vi faremo vedere, avrete sempre due risultati diversi, un opaco e un lucido in tonalità. Rispondo a Carla che mi chiede se abbiamo sbruciacchiato anche i fustellati delle tre rose. Sì, sì. Che è, adesso te la faccio vedere, questa. Questa è la tre rose bruciacchiata fatta con il non vedo. Esatto. Eccola qua. Ci vado a fissarmi. Ecco, questa per esempio è un'altra tre rose fatta con quel doppio raso lì. Non bruciacchiata. Non bruciacchiatina. Ah, bruciacchiatina. Ah, sì, no, scusa, non questo. Questo almeno questa almeno parte in cottone, però è molto bella. Anche qui serve per dare corpo, ragazzi, è vero, perché io me la vado a mettere abbastanza bassa. Quando andate a lavorare basse, esagerate un pochino con la colla perché il peso altrimenti non è sostenibile. E qui cosa faccio? Vado a finirmi con... Questo è un lavoro che abbiamo fatto un attimo... Il bandolo della matassa. Questo dietro? Qua. Dov'è? Eccolo qua. Eccolo qua. Sì. È tanto ricciata questa, hai visto? Sì, perché è fatta con il non vedo. Allora, sempre un puntino così. Andiamo a metterla proprio... Guarda che bella! Che si è aperta, avete visto? Non so se si è visto. Adesso. Però guarda che spettacolo. Ecco, sembra che sbocci. Esatto. Sai quando fanno i documentari? I documentari. Sì, esatto. Quelli che fanno con le immagini. Guarda che bella. Mi piace molto questo lavoro. Grazie Alessandra, siete delle artiste. Ma in questo caso io sono solo dietro la telecamera, però. Insomma, cosa c'entra? Vabbè. Ecco, questa è una tre rose, per esempio, col non vedo. Vedete, si vede chiaramente il taglio della fustella. Questo risulta essere, se vedete bene, a differenza di questi, un lavoro molto più regolare. No, scusa anche che rispondo. È diverso. No, la vanitosa no, non si può sbruciacchiare la vanitosa. No, non si perché è una pelle. L'ultima che ha messo Elisa è un non vedo sbruciacchiato. È un lavoro molto divertente, ragazze. Potete proprio fare delle cose anche abbastanza veloci con un effetto simpatico. Sì, sono dei bellissimi colori, concordo. Mm-mm. Sì, c'è la nonna Sprint oggi, c'è, sì. Dopo ve la inquadro. Sì, che c'è, sì. La è perché è... l'abbiamo messa in castigo. Abbiamo messo in castigo? No, ho continuato a mangiare delle fette di torta col limone che dopo mi dice che ha mal di, da qua. Ecco, viene. Adesso ve la inquadro. Vieni qua, oltre no, la... No, vieni qua. Ah, ecco, vieni qua. Vai vicino alla Eli. Col lumino che sono... Ecco, no, lumino da mano. Ecco la nonna. Sono qua. Eccola qua. Molto tecnologica. Molto tecnologica per allora, modo di ragazze, dire. Allora, ragazze, mia mamma che ha 78 anni adesso... Ma che bella mamma che hai... È una delle poche 78enni che si è scaricata TikTok, che non si può sentire per piacere. E mi interessa anche sapere il parere dei ragazzini, va bene? Anzi, mi farò, come si dice? Un altro account? Sì, ma certo. Guarda, certo. Anche dopo non ti troviamo su. Anche non fai cavolate, esatto. Vero mamma? Che te hai una certa età ormai, su. Ecco, mi pare di aver raggiunto. Hanno detto che li porti benissimo. Immaginavo. Allora, testa però. Insomma, adesso non... Allora, mi piacciono anche questi rami. Ve li presenteremo venerdì. Sono dei rami che hanno un po' questa luce, questo punto di chiarore che mi piace un sacco. Questo è un lavoro un po' modalità aerea. Perché se no mi si incolla al tavolo, eh. Cioè se dopo schiacciate forte mi si impiccica al tavolo. Sei proprio una figona, hanno detto. Figona? Sì. Addirittura? Sì. Ma guarda che lavoretto la mia. Ciao Lucia. Francia?
No, Lucia che ha telefonato stamattina. Velo di madreperla, guardate cosa vi faccio vedere oggi. Spettacolo. Un puntino, una puntina di colla davanti, una puntina di colla dietro e andiamo a dare un colpo di luce, che a noi ci piace, al nostro sole con i raggi, fiori. Potremmo andare avanti con questi rametti. Adesso quello che mi sono preparata è un po' grossetto, però voglio dire, è molto carino anche questo lavoro qui. Siete pronte? Perché mi piace da matti. Piano. Mi piace un sacco. Guardate che roba. Guardate che bello che è. Sono proprio contenta. Sono tanti tessuti che selezioniamo. Adesso faccio un'inquadratura. Con tanto, tanto, proprio tanto tempo, cura e passione. Noi cerchiamo, scusate, cerchiamo le tonalità, cerchiamo le differenze tra i tessuti e cerchiamo di rendervi questa passione creativa un divertimento. Fustelliamo se ne abbiamo voglia. Oggi l'unico caso che vi dico, bah, se volete fustellare bene, se volete tagliare a mano, andate, sbizzarritevi, fate e brigate. Mi sembra che sia un lavoro riuscito bene. Cosa, ditemi qualcosa dopo qua. Bravissima, sotto. Bellissimo, wow, bellissimo, cioè, bellissimo, bravissima. È proprio bellissimo, devo dire la verità. Qua sotto ci potrebbe andare anche una nappa, un fioccone con questo tessuto qui, con gli spaghi di juta. Lo trovo molto, molto intrigante. Allora, facciamo un ripasso. Abbiamo qui, tiriamo via la pistola, che così c'è un po' più di spazio. Allora, abbiamo il vedo non vedo nelle tre tonalità che noi abbiamo scelto, in più c'è il rosa, eccolo qua, ecco, sono colori bellissimi. Vedo non vedo, allora, rotolini da 30 cm per 140, non vedo 7,50, vedo che è un po' più leggero 6 euro, vanitosa che è questo tessuto similpelle, viene 12 euro il rotolino, sempre 30 cm per 140. Poi abbiamo i nostri trastullami. Guardate che bei colori, eh? Ecco, i nostri abbiamo trastullami. Abbiamo l'avorio, il verde salvia, il giallo pulcino e il giallo ocra. Ok, questi sono i colori di oggi, diciamo, e vengono 5 euro il rotolino, centimetri 50 per 150. Poi abbiamo il nostro velluto mitico ocra, guardate che bello anche qua, anche questo si può un po' bruciacchiare, se vogliamo un po' intraprendere questa nuova strada per cambiare un po' la faccia ai nostri lavori, e questo viene sempre 15 euro. Sempre 50 per 150. E questo viene rotolino 50 per 150 in questo verde con cui vi faremo vedere dei lavori venerdì, ma ne è arrivato poco, arriva tutto poco ormai, le aziende non fanno più grosse scorte. Ce ne sono pochini e questo viene 10 euro a rotolino, 50 per 150. Vedete, scegliamo sempre queste tonalità, questi abbinamenti dove sia facile lavorare senza dannarsi. Ecco, brava, mettilo materiali. Lì così. Esatto. Ecco, io direi che per oggi possiamo dire, speriamo di, insomma, di essere state di compagnia, di avervi fatto un attimo divertire. Oggi siamo state un po' più tecniche perché insomma, il lavoro richiedeva un minimo di spiegazione al di là della battuta. Venerdì però non perdiamoci la diretta pazza. Dove perché questa è stata seria. Semiseria, semi sì. Così. Allora, mi ha fatto molto piacere farvi questo. Anche i cerchi sono disponibili. I cerchi vengono intorno ai 4 euro, 4,50 euro, non me lo ricordo, che sono arrivati anche quelli. Ecco qua, poi il cordoncino di Baclé. Sempre intorno ai 3,50, ma per i prezzi più precisi ci sentiamo o tramite WhatsApp con la Cristi oppure venerdì siamo pronte a tutto. Il pizzo, il feltro con il pizzo che nasce già accoppiato, viene 20 euro il rotolo, 50 per 70, me l'hanno chiesto. Ah, vi faccio vedere anche che non è disponibile perché purtroppo... Io mi fermo, cioè sto ferma che così è. Qualcosa, eccolo qua, il nostro saccoccio giallo. E ha avuto molto successo, grazie ragazze, siete state... I saccocci hanno avuto tanto successo. Sì, è stata una bella idea quella che abbiamo sviluppato. Quanto, che diametro ha il cerchio? Più o meno? Vai a spanne, dai.
25? Sì, più o meno. Mm. Sarà direi forse un sì. 25-28 direi. Misurato esternamente, sì. Ecco, vi faccio vedere a giusto appunto una carrellata così. C'è anche il saccoccio verde e salvia, ma momentaneamente è in lavorazione, quindi non posso farvelo vedere completato. Ok. Quindi ragazze, vi salutiamo. Ciao a tutte. Ci vediamo venerdì alle 5 per la diretta pazza. E se voi avete bisogno di informazioni, il numero della Cristina non lo trovo. È là sotto, lo vedi? Ma è sempre più difficile mi fa fare le cose. Ero lì. Nel mio candido lettino. Quando sento una voce che dice Francesco svegli. Eccolo qua ragazzi. Anche per le nuove, ci ha fatto molto piacere avere delle nuove amiche. Le sì. Nuove amiche. Interagite sul gruppo. La bottega di Elisa e compagnia bella. Mi raccomando ragazze, un confronto nel gruppo, ma posso dire lasciamo perdere i tentativi di vendita che non sono corretti secondo noi, insomma dai. Scambiatevi tutte le idee perché vedo che interagite benissimo. E ecco, limitiamoci a quello che ci fa piacere. Ci vediamo venerdì. Ciao a tutte. Buon lavoro e speriamo di vederci o di non vederci. Vedo, non vedo. Ciao ragazze, a venerdì. Ciao. Ciao.